La fascia misura 45 cm finita, esclusi i lacci. Se dovete aumentare o diminuire la circonferenza per una misura maggiore o minore, questa calza fino a 3 anni, dovete farlo nella parte centrale, aumentando o diminuendo di uno o più motivi il punto fantasia. Per questo progetto veloce vado ad usare un cotone filo di Scozia numero 5 che andrò a lavorare con l'uncinetto del numero 3. Bentrovati, nel tutorial andiamo a realizzare questa fascia per capelli con la parte centrale lavorata a punto fantasia. È tutto un pezzo, sono partita dal primo anello nel quale ho lavorato un punto puff, lavorato il laccio, ho fatto i miei aumenti per avere una parte piena iniziale, nella parte centrale ho lavorato un punto fantasia. Arrivata alla misura che a me serviva, ho lavorato allo stesso modo le diminuzioni finali, portando il lavoro ad avere i punti iniziali con il quale abbiamo cominciato, lavorato il laccio e finito con il punto puff. La lavorazione è molto semplice. Il laccio è stato fatto con il sistema degli anelli e sono partita con una base di 5 punti iniziali. Ho fatto 1, 2, 3 giri di aumenti. L'ultimo giro ho lavorato punto su punto e su quei punti che ho ottenuto ho sviluppato il punto fantasia. Ma partiamo con la lavorazione. Partiamo con il cappietto iniziale. 3 catenelle, 1, 2 e 3, carichiamo il filo, andiamo nella prima catenella iniziale e lavoriamo la maglia alta per il primo anello. Allungo il filo, carico, entro nell'anello appena chiuso e vado a fare 7 gettati per avere un punto puff bello consistente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco qui. Carichiamo adesso il filo e chiudiamo tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto. Una catenella per fissare il punto, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e ci andiamo a riagganciare sulla prima catenella di lavorazione. Ecco qui. E chiudiamo, diciamo, il nostro pompon di punto puff iniziale. Durante la lavorazione, se ci riuscite, nascondetevi anche la codina. È mia abitudine farlo durante la lavorazione, così alla fine ho già un lavoro pulito. Adesso andiamo a creare il laccio. Io per il laccio ho lavorato 10 occhielli. 10 occhielli perché per me è una misura sufficiente per poter annodare la fascia. La lunghezza della fascia è di circa 45 cm totali, ma esclusi i lacci. Io l'ho misurata dalla prima parte, dal primo giro all'ultimo giro, escludendo i lacci, ed ha una misura di 45 cm che va bene per una bimba dai 2 ai 3 anni. Se voi volete una lunghezza maggiore, dovete aumentare nella parte centrale, lasciando invariata la parte iniziale e la parte finale, e per aumentare o diminuire i centimetri della circonferenza dovete farlo di una sequenza di lavorazione. La sequenza di lavorazione è composta da 2 giri.
Quindi fatto il nostro pompon, andiamo a fare gli anelli che serviranno per il laccio. Quindi 1, 2 e 3, carico il filo, vado sempre nella catenella iniziale dove ho chiuso le 3 catenelle del pompon. E lavoro la mia maglia alta. Per gli anelli successivi lavoriamo allo stesso modo, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carichiamo il filo, entriamo nel cerchio chiuso e lavoriamo la nostra maglia alta. 1, 2 e 3, carico il filo, vado all'interno del cerchio, estraggo e lavoro la mia maglia alta e continuo in questo modo lavorando gli anellini fino ad avere il numero sufficiente che io ho deciso di fare. Io mi porto avanti e poi vi faccio vedere i giri pieni dove ho fatto gli aumenti per arrivare ai punti necessari sul quale lavorare il punto fantasia. Ho terminato la lavorazione del laccio. Vi ricordo che io ho lavorato 10 occhiellini, sono all'incirca 15 cm. Vado a lavorare un ulteriore occhiello, quindi 1, 2 e 3, carico il filo, vado all'interno dell'ultimo occhiello chiuso e lavoro il punto alto di chiusura. E da qui partiamo per la nostra lavorazione. Con 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado all'interno dell'occhiello e lavoro 4 punti alti. 2, 3 e 4. E questa è la nostra base di partenza. Volto il lavoro e andiamo a fare il primo giro di aumenti con un aumento iniziale e un aumento finale. Quindi 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, vado alla base delle 3 catenelle e lavoro una maglia alta. Una maglia alta sui 2 punti successivi. 1 2 e 3, carico il filo, vado sulle 3 catenelle iniziali e lavoro l'aumento di fine riga. 1 con 2 punti alti e 2. E nel secondo giro abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti. Voltiamo il lavoro e lavoriamo il terzo giro sempre con l'aumento iniziale e l'aumento finale. Quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado alla base delle 3 catenelle e lavoro il punto alto per il mio primo aumento. Punto su punto nella parte centrale e sulle 3 catenelle finali andiamo a realizzare l'aumento di fine riga. Vado sulle 3 catenelle e realizzo l'aumento lavorando 2 punti alti e alla fine di questo giro abbiamo 9 punti. Volto il lavoro e in questo quarto giro facciamo un aumento iniziale con due maglie alte lavorate alla base delle catenelle questa volta, mentre l'aumento finale sarà di 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3, carico il filo, vado alla base delle catenelle e questa volta lavoro 2 punti alti. Punto su punto per la parte centrale, sulla catenella di fine, sulle maglie, sulla maglia di fine giro, ossia le 3 catenelle, andremo a lavorare
un aumento con 3 punti alti stavolta. Lavoro l'ultimo punto, ecco qui. Sulla terza delle 3 catenelle iniziali andiamo a lavorare 3 maglie alte, quindi una, due, tre. L'ultimo giro, il quinto, lo lavoriamo punto su punto senza fare più nessun aumento. Quindi 3 catenelle per il primo punto iniziale, punto su punto fino a terminare il giro. E su questa base di 13 punti partiremo con la lavorazione della parte centrale del punto fantasia che ho sviluppato. Ecco qui. Non dimenticate di lavorare sulle 3 catenelle iniziali. E questa è la parte piena iniziale della fascia. Alla fine del quinto giro, con i nostri aumenti iniziali e finali, dobbiamo avere 13 punti di base sui quali andremo a lavorare il punto fantasia. Quindi voltiamo il lavoro e partiamo con il sesto giro. 3 catenelle per il primo punto alto. 2 catenelle di separazione per lo spazio, carico il filo, lascio 4 punti di base, 1, 2, 3, 4, e nel quinto vado a lavorare 3 punti alti, 1, 2 e 3. Due catenelle di separazione, carico il filo, vado nel punto successivo e lavoro un punto alto. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nel punto successivo e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Carico il filo. Lascio 4 punti di base, 1, 2, 3 e 4, e nell'ultimo punto, che sono le 3 catenelle iniziali, sulla terza andiamo a lavorare un punto alto. E questo è il primo giro del punto fantasia. E 3. 2 catenelle per l'archetto. Carico il filo, lascio 4 punti di base e nell'ultimo punto, che sono le 3 catenelle iniziali, nella terza vado a lavorare il mio punto alto. Questo punto fantasia ha solo 2 giri di ripetizione. Voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare il secondo giro della sequenza. 3 catenelle per il primo punto alto. Una catenella per lo spazio, carico il filo, andiamo sul ventaglietto di 3 maglie e lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme. Carico il filo, vado nel primo punto e chiudo la maglia per metà. Carico il filo, vado nel secondo punto e chiudo per metà. Carico il filo, vado nel terzo punto e chiudo per metà la mia maglia alta. Carico di nuovo il filo. Chiudo tutte le asole che ho sull'uncinetto, una catenella per fissare. 2 catenelle di separazione per lo spazio. Carico il filo, vado nel primo archetto e lavoro un punto puff a 3 gettati. Quindi 1,
2 e 3. Il segreto per non far stringere i gettati del punto puff è quello di tenerli fermi qui sull'uncinetto con il dito e tirare un pochettino la parte sottostante del lavoro. Carico il filo, vado a chiudere tutti i gettati che ho sull'uncinetto del punto puff, fisso con una catenella e do una catenella per l'archetto. Carico il filo, vado sul punto alto e lavoro un altro punto puff a 3 gettati, quindi 1, 2 e 3. Carico di nuovo il filo, chiudo tutti i miei gettati e mi fisso con una catenella. Una catenella per l'archetto, carico il filo. Vado nello spazio seguente e lavoro il terzo punto puff, 1, 2 e 3. Carico il filo e chiudo tutti i gettati. Mi fisso con una catenella. 2 catenelle per l'archetto, una e 2, carico il filo e vado a lavorare le mie 3 maglie alte chiuse assieme sul ventaglio seguente. Quindi vado nel primo punto e chiudo per metà il primo, vado nel secondo, chiudo per metà il secondo punto, carico il filo, vado nel terzo, chiudo per metà il terzo punto, carico di nuovo e chiudo tutte le asoline. Mi fisso con una catenella per l'archetto, carico il filo e andiamo sulla terza delle catenelle iniziali e chiudiamo il giro con il nostro punto alto. Voltiamo il lavoro e ricominciamo dal primo giro. Quindi catenelle per il primo punto, 2 catenelle per l'archetto, carico il filo, saltiamo le 3 maglie alte chiuse assieme, lo spazio successivo, andiamo tra il primo e il secondo punto puff e lavoriamo 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Due catenelle di separazione, carichiamo il filo, andiamo sul punto puff, quello centrale, e lavoriamo il punto alto. 2 catenelle di separazione, carichiamo il filo, andiamo tra il secondo e il terzo punto puff e nello spazio lavoriamo 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, saltiamo l'archetto, saltiamo le 3 maglie alte chiuse assieme, carichiamo il filo, andiamo nella terza catenella iniziale e chiudiamo il nostro giro in lavorazione. Portare a termine e raggiungere la misura che a noi serve, andiamo a ripetere il secondo e il terzo giro fino la misura che a noi serve, tenendo conto che dobbiamo poi fare la diminuzione, quindi lavorare i 6 giri a maglia alta, quindi la lunghezza totale deve essere meno i centimetri del pezzo lavorato a maglia alta e nei quali abbiamo fatto gli aumenti, perché alla fine andremo a fare lo stesso lavoro ma con le diminuzioni. Intanto io mi porto un poco avanti e poi vi faccio vedere la parte conclusiva della nostra fascia. Quindi
6 giri, 5 giri, 1, 2, 3, 4, 5 giri in cui abbiamo fatto gli aumenti, il primo giro di preparazione alla sequenza, il secondo e il terzo sono quelli di ripetizione. Noi abbiamo lavorato fino al terzo giro, quindi da adesso andrete a ripetere il giro con il punto puff e il giro con gli archetti e le maglie alte. Terminata tutta la parte centrale con la ripetizione del punto fantasia, dovremo terminare con la lavorazione del primo giro e andiamo adesso a ripetere questa parte piena facendo le diminuzioni per poi lavorare l'altra parte del laccio. Quindi ho finito di lavorare il punto fantasia, come vi dicevo, con la ripetizione del primo giro, volto il lavoro e andiamo a lavorare un giro di punti alti, un punto su ciascun punto disponibile, spazi compresi. 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, vado nello spazio e lavoro un punto alto. Uno sul punto successivo, uno sul seguente e uno su quello dopo, uno nello spazio, uno sul punto alto, uno nello spazio, un punto su ciascuno dei tre punti alti seguenti, uno, due e tre. Uno nello spazio e uno sulla terza catenella di chiusura del giro sottostante. E abbiamo recuperato i nostri 13 punti sui quali andremo a fare le diminuzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Volto il lavoro. E nei 4 giri successivi andiamo a fare le nostre diminuzioni di inizio e fine riga. Nel secondo giro facciamo la diminuzione di un punto, quindi 3 catenelle per il primo punto iniziale, carico il filo, vado nel successivo, chiudo per metà il punto alto, carico di nuovo e chiudo assieme alle 3 catenelle. E abbiamo fatto la nostra diminuzione iniziale. Punto su punto sulle maglie centrali, punto a fine riga l'alta diminuzione di un punto. Vado nella penultima maglia della riga e la lavoro per metà. Carico, vado sulla terza delle 3 catenelle, che sono l'ultimo punto di lavorazione. Chiudo per metà, carico di nuovo e chiudo tutti i gettati. Una catenella, volto il lavoro e facciamo la diminuzione nel terzo giro. In questo terzo giro faremo ancora la diminuzione di un punto iniziale e un punto finale. Quindi 3 catenelle per la prima maglia alta, carico il filo, vado nel punto successivo. E lavoro la mia maglia per metà, carico di nuovo e chiudo le due asole assieme per fare la diminuzione iniziale. Punto su punto per la parte centrale, diminuzione di un punto alla fine della riga. Sono alla fine della riga e la diminuzione finale la lavoriamo sul penultimo punto e sull'ultimo punto che è la diminuzione stessa. Quindi carico il filo, entro nel punto, estraggo il lavoro per metà. Carico di nuovo, vado sulla diminuzione, estraggo il filo, chiudo per metà e poi assieme all'altro punto. Una catenella, volto il lavoro
e facciamo le diminuzioni nel terzo rigo. Diminuzione iniziale, 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, vado nel punto successivo, estraggo, chiudo per metà e poi assieme alle 3 catenelle. Punto su punto per la parte centrale, la diminuzione finale la lavoriamo sul punto che precede la diminuzione e sulla diminuzione stessa. Ho lavorato punto su punto per la parte centrale, andiamo a fare la diminuzione finale. Entriamo nel punto prima della diminuzione e lo lavoriamo per metà. Carico il filo, andiamo sulla diminuzione, estraiamo, chiudiamo per metà. E poi le asole rimanenti tutte assieme, una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare le diminuzioni nell'ultimo giro. Nel quinto giro la diminuzione iniziale e finale è di 2 punti, quindi 3 catenelle per il primo punto iniziale, carico il filo, vado nel punto seguente, estraggo e lavoro per metà. Carico di nuovo, vado nel punto successivo, estraggo e lavoro per metà. Carico di nuovo e chiudo tutte e 3 le asole per la diminuzione doppia. Vado nel punto successivo e lavoro un punto alto. E sugli ultimi punti, i due che precedono la diminuzione stessa, andiamo ad effettuare la diminuzione di fine riga. Carico il filo, vado nel punto successivo, estraggo e lavoro per metà. Carico di nuovo, vado nel penultimo punto, quello prima della diminuzione, estraggo e lavoro per metà. Carico il filo, vado sulla diminuzione di fine riga, estraggo e chiudo la maglia per metà. Carico di nuovo, chiudo tutte le asole, do una catenella per fissare il filo e abbiamo terminato la parte piena con le diminuzioni. Andiamo a lavorare adesso il laccio e poi il punto puff finale. Voltiamo il lavoro adesso e andiamo a lavorare il laccio finale. La lunghezza è facoltativa, la decidete voi. Io ho lavorato 10 anelli, 11 compreso quello iniziale e poi un pompon finale, perché era una misura che a me bastava. Quindi per lavorare il laccio facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, vado al centro della diminuzione di fine riga e lavoro in un punto alto. Per il secondo anello e successivi lavoriamo in questo modo: 3 catenelle, 2 e 3, carichiamo il filo, entriamo al centro dell'anello che abbiamo appena chiuso e lavoriamo un punto alto. 3 catenelle, 2, 3, carichiamo il filo, entriamo al centro dell'anello che abbiamo appena chiuso e lavoriamo il punto alto e continuiamo in questo modo fino ad avere il numero necessario che noi abbiamo deciso di fare. Terminati gli anelli necessari a lavorare il laccio finale, vi ricordo che io ho lavorato 10 anelli e nella parte iniziale e nella parte finale, andiamo a lavorare l'anello nel quale lavoreremo il pompon a punto puff con 10 gettati. 3 catenelle, carico il filo, entro al centro dell'anello e chiudo con una maglia alta. Allungo leggermente il filo, carico sull'uncinetto, entro al centro dell'ultimo anello e
e tiro fuori il primo gettato e ne vado a ricavare altri 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Carico ed estraggo da tutte le asole che ho sull'uncinetto. Mi fisso con un punto catenella, 3 catenelle per l'ultimo punto e mi vado a fissare al centro dell'incrocio dell'anello, dell'ultimo anello di lavorazione. Chiudo con un punto bassissimo, vado a lavorare qualche punto bassissimo nelle maglie seguenti e poi vado a tagliare il filo. E questo è il risultato finale della nostra lavorazione. Una volta che avete tagliato il filo, riagganciatevi sul primo punto di lavorazione e andate a lavorare tutto un giro di maglie basse. Io ho lavorato un giro di maglie basse separate da una catenella senza tirare e stringere il lavoro e da una parte e dall'altra. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Se volete, mi trovate nel gruppo Facebook Uncinetti e Fili Colorati Aula Virtuale 2.0, sulla pagina Facebook Elficas House, su Instagram e su Pinterest, sempre con lo stesso nickname. Io vi saluto e vi aspetto per i prossimi tutorial. A presto!